Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Buon venerdì a tutti, come state? Spero tutto bene. Questo è un video un pochino insolito e diverso dal solito, perché come sapete che io tanto tempo fa ho provato delle app, dei giochini per il cellulare. Oggi invece andiamo a provare degli slime fatti da un canale che si chiama 5 Minute Craft. Se questo video raggiunge 7000 like, andrò a provare anche i tutorial di Trum Trum oppure di altri canali che voi mi suggerite giù in un commento e farci anche la reazione, tra virgolette. Io cercherò di non farmi bloccare questo video perché, come sapete, questi canali sono protetti comunque da copyright, come giusto che sia. Quindi cercherò in un modo o nell'altro di farvi vedere dal cellulare, di non caricare proprio il video qui, il video stesso del canale, magari saltando alcune parti eccetera, perché oggi andiamo a provare a ricreare degli slime di questo canale che è 5 Minute Craft. Come sapete, questo canale è famosissimo per le sue copertine, come anche Trum Trum, perché fa delle copertine molto accattivanti, per non dire molto clickbait, praticamente sono delle copertine quasi non inerenti al video. Qua ce ne sono tantissimi, ragazzi, ci sono tantissimi video di 5 Minute Craft, soprattutto di slime. Oggi andiamo a fare video di slime, ma la prossima volta, se questo video raggiunge 7000 like, andrò a provare con voi degli hack, quindi dei life hacks, sempre di questo canale o di Trum Trum o di altri canali che mi suggerite voi. Allora, il primo video che mi è risaltato all'occhio, che io comunque ho cliccato, è questo qua. 13 slime stupendi and jelly DIY. Vi abbasso la videocamera, vedete, già ho posizionato il video, vi abbasso la videocamera e cercheremo insieme di ricreare questi slime che a mio parere come copertina sono abbastanza falsi o clickbait. Allora ragazzi, qui ho già la mia ciotola, il mio cellulare, e andiamo a vedere un pochettino. Allora, cosa fa? Prende school glue, food coloring, soda. Adesso soda in che senso? Ok, la cosa mi sa di strano, a parte che è tipo, sembra fatto tipo con l'aggiotto, ma cioè praticamente lui ha messo la soda, per me è il bicarbonato di sodio, quindi lui ha messo praticamente solo la colla, che dovrebbe essere ovviamente in PVA, poi ha messo praticamente il colorante alimentare, ok, ci sta. Ragazzi, tutto ciò è tecnicamente impossibile. Ecco, perciò vi dico che questi video sono veramente molto, molto, molto fuorvianti e strani. Perché a me sembra, risulta molto strana come cosa che lo slime riesca. Allora, io non voglio consumare tanta colla, quindi metto school glue, che in realtà l'aggiotto è una school glue, no? Io metto il bicarbonato di sodio, bicarbonato di qualcosa. Mettiamo anche il colorante. E poi ha messo la soda. Cioè, il bicarbonato di sodio io penso sia la stessa cosa. Ragazzi, ma non si addenserà mai in tutta la vita. È successo qualcosa? No. Com'è possibile che lo slime si addensi solo con la soda? Ma poi che tipo di soda? Cioè, io questo vorrei capire. Soda in che senso? Io se non metto la soluzione, questo slime non mi si addenserà nemmo e nemmai. Infatti, vedete, appena ho messo la mia soluzione per le lenti a contatto, lo slime si è addensato. Comunque lo slime è venuto, ma solamente dopo aver messo la soluzione. Adesso è venuto e la consistenza è comunque un po' pastosa e non è, diciamo, super super slimosa come siamo abituati noi, vedete. È anche un po' durettino come tipologia di slime. Vedete com'è? Cioè, praticamente questo dovrebbe servire a togliere la polvere dalla tastiera, come slime, ed è che dovrebbe togliere la polvere dalla tastiera, in realtà. Probabilmente potrebbe anche riuscirci. Potremmo provarci? Allora, ragazzi, abbiamo la nostra tastiera. Sì, raga, io voglio proprio vedere se funziona. Allora, lo slime fortunatamente non appiccica. 1, 2, 3. Oh mio Dio, se si appiccica tutto, sono dead proprio. Vediamo un pochettino, incrociamo le dita, 1, 2, 3, oh, ma dai, alla fine funziona. Ragazzi, se siete arrivati a questo minuto del video, scrivete giù nei commenti, inondateli, mi raccomando, la parola broccoli, non so perché, ma mi ispira la parola broccoli. Se siete arrivati a questo minuto del video, scrivete sotto broccoli. Colla, sodium thiobarate,
Cos'è il sodium thioraborate? Penso sia l'addensante. Fortunatamente è una polvere fosforescente, però loro usano delle cose che ovviamente usano in America. Prendiamo una ciotola, mettiamo la colla trasparente. La nostra polvere, diciamo, fosforescente, in realtà dovremmo mettere il nostro addensante. Ok, ragazzi, ho deciso di addensarlo comunque sempre con il bicarbonato e la soluzione. Bisogna mettere lo slime un po' alla luce per vedere se riesce a captare e prendere tutta la luce stessa e vedere se sarà super super fosforescente. Voilà ragazzi, allora lo slime è stra iper mega fosforescente, non me lo aspettavo sinceramente, non credevo che questa polvere funzionasse, ma è strafortissimo. Allora partiamo. Allora, colla trasparente, ci dice colla clear glue, quindi colla trasparente. Oddio, acido borico direttamente dentro la colla? A cosa servirà mai sta cosa? Vediamo. Per attaccare le foto. Ok, no, aiuto, ci voglio troppo provare. No, ok, ci voglio troppo provare. Troppo, 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 troppo assai. Ok, vediamo, serve quindi poca colla. Io devo andare a mettere direttamente l'addensante all'interno della colla. Allora, vediamo di andare a prendere l'addensante direttamente, ossia l'acido borico, direttamente mettere all'interno della colla. Andiamo a modellare, oh mio Dio, comunque è molto appiccicoso. Ok, dovrebbe funzionare adesso, da quel che hanno fatto vedere all'interno del video. Ho preso una mia foto e andiamo a vedere, è una mia foto di un mio evento, e andiamo a vedere se adesso funziona. Se si appiccica al muro è una rivelazione, cioè non mi devo comprare, non devo comprare più lo scotch. No, ragazzi, la cartolina si è appiccicata. Cioè, guardate. Si è appiccicata e come vedete ho usato appunto lo slime che c'era. Cioè no, funziona! Non credevo funzionasse. Oh mio Dio, che rivelazione, raga! Ok, andiamo a vedere il prossimo tutorial video. Penso che glue, ok, colla trasparente. Acetone? Ah, così direttamente. Ok, serve per togliere lo smalto. Io in realtà ho lo smalto permanente, ma ve lo giuro, andrò a mettermi una passata di smalto proprio per voi, per provare questo hack. Ve lo giuro che lo faccio. Ok, mettiamo lo smalto. Lascio asciugare lo smalto, ma nel frattempo, visto che ovviamente abbiamo fatto, dobbiamo aspettare, proviamo a fare questo coso. Allora, ci serve sempre la colla trasparente. Una cosa che non mi piace è che non danno le dosi. Prendiamo l'addensante e lo andiamo a mettere direttamente. Mamma mia, spero solamente che funzioni. Ti prego, fa che funzioni, anche perché. Ok, si è formato lo slime. Ne vado a posizionare un po' sull'unghia. Così ne vado a mettere un bel po', almeno siamo sicuri che lo smalto si tolga. L'ho messo e adesso ci dice di aspettare 5 minuti. Ok, raga, vi giuro che sono passati 5 minuti. Vado a vedere se funziona. No, no. Oddio, gli volevo dare una chance, invece anche no, ragazzi. No. Anche se un pochettino forse si è tolto. And Ma andiamo a vedere a lei. Cosa è, come funziona? Cioè, ragazzi, lo smalto si dovrebbe togliere così. Così. A me non è successo. Ok, prossimo slime. Sarebbe una gomma da cancellare, credo. Quindi colla, cornstarch, baking soda, food dye, contact lens solution. Praticamente diventerebbe una gomma da cancellare. Questo mi piace. Andiamo a provarlo insieme. Allora, se sentite suoni, sono dei tuoni. Comunque, starch dovrebbe essere un cucchiaio. Lo mettiamo così. Poi, cosa ci dice? Baking soda, un cucchiaino. E andate a mettere direttamente la soluzione all'interno e va a mescolare. Aspettate che probabilmente funziona. Dobbiamo solamente provare. Ma ragazzi, il colore è aberrante. Dobbiamo solo provare con un foglio e una matita. Ok, proviamo a scrivere qualcosa.
Vediamo se questa. Oh, ma funziona! Oddio, ma funziona! Ragazzi, funziona! Funziona! Anche se un pochettino mi ha scambiato il foglio. Che dire, ho voluto provare con voi questi life hack e questi slime strani da 5 Minute Craft. Se questo video raggiunge 7000 like, mi raccomando, andremo a fare un altro tutorial di, questa volta però di Trum Trum, tutorial che mi potete suggerire voi sotto in un video. Grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero tantissimo che vi sia piaciuto. Lasciate tanti bellissimi pollici in su, iscrivetevi, attivate la campanella e vi mando un bacione. Un abbraccio forte, noi come sempre ci vediamo domani alle 14:30 e più tardi anche alle ore 18 con un nuovo video. Bye!